Allora, io immagino che tu oggi non voglia sapere che cosa è successo a Stonewall, perché se siete qua lo sapete già, è implicito. Quindi immagino che il discorso da fare sia che cosa ha preceduto e che cosa ha significato successivamente, dando anche un'interpretazione. Proprio nell'eventualità, giusto per rinfrescare la memoria, i moti di Stonewall sono stati presi come data simbolica dell'inizio del movimento gay, non del movimento di liberazione omosessuale. Il movimento di liberazione omosessuale nasce nel 1896 in Germania ed ha una lunga fase di espansione. Molti magari oggi non lo sanno, ma la Berlino degli anni 30, di poco prima dell'avvento del nazismo, era una città che aveva 100 bar per omosessuali, che aveva 5 riviste di cui una per sole lesbiche. C'era già una grossa visibilità, una grossa lotta per i diritti. E tutto questo è stato distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale, perché praticamente ha annullato, ha annientato questo movimento di rivendicazioni in tutto il mondo. È stato un fenomeno mondiale, con punte diverse. Le due punte più grosse sono la repressione nazista in Germania e la repressione staliniana in Unione Sovietica. Ma non è che negli altri paesi le cose siano andate molto meglio, perché nella Germania democratica sono state mantenute le leggi naziste che aggravavano le punizioni per il reato di omosessualità, ma soprattutto negli Stati Uniti c'è stata, durante il McCarthyismo, quella che è stata soprannominata The Lavender Scare, il panico lavanda, in base alla quale gli omosessuali e le donne lesbiche erano considerati security risk, cioè persone che mettevano a rischio la sicurezza nazionale. Per questo motivo, non attraverso una legge, si noti che l'omosessualità era già, gli atti omosessuali erano già un reato in tutti gli stati americani, meno uno, fu emessa un ordine, una circolare che stabiliva che tra gli impiegati statali il semplice fatto di essere omosessuale comportava la licenziabilità. Questo di fatto cambiò le regole, cambiò la legge, ma soprattutto cambiò la prospettiva, perché per 2000 anni la persecuzione alle persone omosessuali era avvenuta in base a quello che queste persone avevano fatto. Da quel momento, dagli anni 50 in poi, fu punibile il semplice fatto di essere qualche cosa. Fu in questo giro d'anni, per esempio, che fu fatta pressione, dapprima da parte dei vertici militari, dagli psichiatri militari, poi sull'Associazione Psichiatrica Americana e sull'Associazione Medica Americana, per inserire l'omosessualità nella lista delle malattie mentali, prima americane e poi, attraverso un'azione di pressing, anche in quello dell'Organizzazione Mondiale di Sanità. Per questo motivo, negli anni 50-60, per la prima volta, l'omosessualità in quanto tale, il fatto di essere omosessuale, era diventato patologico e punibile. Ovviamente le persone omosessuali non rimasero a farsi picchiare senza reagire e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale ebbe inizio un movimento di rivendicazione che si allaccia esattamente al movimento pre-guerra, di cui io vi faccio grazia, perché sennò veramente raccontiamo da quando Adamo ed Eva, ma che comunque è importante, è una storia ricca su cui sono stati scritti i libri piuttosto spessi, perché ce li dimentichiamo questi antenati, ma ci sono stati. E tutti i gruppi erano stati fatti sparire durante la Seconda Guerra Mondiale, meno uno in Svizzera, Der Kreis, Le Cercle, che mentre nel resto del mondo ci si scannava, continuava a pubblicare la sua rivistina di piccoli annunci e incontri per anime sole e gestire una discoteca. Quando finì la guerra, tutti i sopravvissuti a quel periodo turbolento si fiondarono in Svizzera per cercare di avere il know-how, i contatti, le bibliografie necessarie a rimettere in piedi le cose. Ci fu una rinascita piuttosto rapida, specialmente in Nord Europa, già nel 1948 in Danimarca, Norvegia, poi Svezia, in Olanda con quello che era antenato del COC, negli anni 50, che nel 54 se non ricordo male, in Francia con l'HD. L'Italia naturalmente rimase esclusa come al suo solito da queste questioni. Attraverso le migrazioni in America di diverse persone che erano fuggite dalla Germania perché ebree,
o anche, questo è un fatto piuttosto divertente, attraverso il contatto che avevano avuto i giovani soldati americani in Europa con indigeni che li avevano introdotti a un modo di pensare, a una mentalità diversa da quella che era prevalente in patria, quando i soldati tornarono negli Stati Uniti, venne finalmente in mente anche agli americani di iniziare un movimento di liberazione. Non a caso le tre città di questa osservazione non l'ho fatta io, l'ha fatta John D'Emilio, uno storico americano, ma i tre grandi fulcri della liberazione di questo periodo furono le tre città di sbarco dei soldati delle flotte americane: New York, San Francisco e Los Angeles. Migliaia di giovani non solo erano sbarcati lì, ma anche alla fine della guerra, proprio per questo sopravvenire del panico lavanda, molti di loro erano stati congedati con disonore perché omosessuali, e quindi non avevano il coraggio di tornarsene al paesello nell'Ohio e rimasero nelle città dove erano stati sbarcati, San Francisco, Los Angeles, per rifarsi una vita. Questa tesi è sicuramente interessante, non so se sia vera, ma come l'ho comprata la vendo a voi. Sta di fatto che questo movimento, in un'epoca profondamente sessuofobica, in cui l'atto omosessuale in sé era motivo di disgusto, di censure, il fatto stesso di essere omosessuale era motivo di censure, non osava usare la parola omosessualità, e quindi cercarono i nostri antenati di addolcire la pillola attraverso l'utilizzo di un termine che è omofilo, che metteva l'enfasi sugli aspetti affettivi, perché l'omosessuale è una persona il cui spirito si sente in congiunzione speciale con lo spirito di un'altra persona, un po' come oggi gli eteroaffettivi, i queer, tutte queste persone qua che non hanno il coraggio di pronunciare la parola omosessuale. Fatto sta che per questo motivo il movimento, che va dal 1950 al 1968, è chiamato normalmente nei libri di storia movimento omofilo, e i moti di Stonewall non segnano la nascita del movimento, ma segnano il passaggio dalla fase omofila alla fase gay. C'è un cambiamento di prospettive, di rivendicazioni, di linguaggio, se vogliamo, ma non è che nasce all'improvviso qualche cosa che prima non esisteva. C'è una trasformazione radicale molto forte grazie ai moti di Stonewall. La differenza fondamentale tra il movimento omofilo e il movimento gay è che il movimento omofilo si collocava in una prospettiva di tipo riformistica, per cui la società non veniva messa in discussione, si chiedeva soltanto che ci fosse maggiore rispetto per i diritti delle persone omosessuali. La minoranza omosessuale veniva spesso teorizzata come minoranza, questo è un fenomeno che è avvenuto interamente negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno una lunga tradizione razzista, per cui tendono a risolvere ogni questione sociale e anche di classe in termini di razza o di etnicità. Per cui gli omosessuali americani trovarono del tutto adeguato teorizzarsi come una razza a sé. Ci sono degli interessanti cartelli degli anni 50 e 60 che dicono: discriminare le persone omofile equivale a discriminare i neri e gli ebrei. Infatti oggi pochi lo ricordano, ma gli slogan del movimento gay delle origini, gay power, gay pride, sono degli slogan del movimento nero riadattati alla situazione gay. Il black power diventa gay power, il black pride diventa gay pride. Quindi nel crogiolo americano, e devo dire anche con una grande velocità, perché tutto questo fenomeno è avvenuto nel giro di 20 anni e poi una volta ridigerito, rimasticato, è stato esportato nel resto del mondo. Nel crogiolo americano la questione omosessuale viene riconcettualizzata come il problema di una minoranza etnica a cui non viene riconosciuto il diritto di esistere, il diritto di parola. Un po' come la questione degli altoatesini o, non so bene, degli albanesi in Italia. In America noi diventiamo una tribù. Negli anni 80 e 90 c'è stato in America un gruppo che si chiamava Queer Nation,
dove nation va inteso nel senso che danno gli americani alle Indian Nations. Quindi Queer Nation è la tribù frocia, dove tribù va inteso proprio come una tribù indiana. Cioè gli omosessuali, i queer, sono una tribù indiana che rivendica il proprio spazio nella società americana. Il passaggio alla nascita del movimento gay si ha quando, attraverso una serie di lotte che erano in corso in quegli anni, la società americana così com'è non va più bene, cioè non ci interessa più essere accolti nell'ampio seno della società così com'è, noi vogliamo che la società cambi per darci degli spazi che adesso non esistono. La differenza fondamentale tra il movimento omofilo e il movimento queer è questa. Al movimento omofilo fondamentalmente la società va bene, c'è soltanto una questione di diritti civili da far rispettare, ma per il resto grosso modo non si mette in discussione la società. Il movimento gay invece ha delle radici soprattutto nella lotta contro la guerra del Vietnam e dell'autunno caldo americano, quello che in Italia è stato chiamato l'autunno caldo, comunque i moti di rivendicazione di tipo salariale, politico, di altro genere che si diffusero in tutto il mondo nel 68. E questo lo sottolineo perché purtroppo c'è stato un bruttissimo film che si intitola proprio Stonewall, che ha cercato scientemente, deliberatamente, di cancellare questa radice. I primi militanti di Stonewall, le persone che hanno fatto le barricate a Stonewall, erano persone che avevano alle spalle le barricate contro la polizia nei campus universitari e nelle manifestazioni contro la guerra del Vietnam. Erano persone che avevano un'analisi critica della società americana, avevano un progetto politico di tipo in genere rivoluzionario, per molti di loro marxista, di stampo trotskista, quindi di tipo anti-autoritario, comunque contrario al socialismo reale dell'Unione Sovietica. E contrariamente a quanto ci presenta il film Stonewall, in cui un gruppo di checche che subisce un'irruzione della polizia quella sera era particolarmente nervoso perché era morta Judy Garland e quindi gli sono girate le ovaie e si sono messe a prendere a tacchi a spillo in testa la polizia, in realtà tutto questo non è vero. Quello che è successo è che ci fu una tensione politica montante all'interno di una realtà come quella omosessuale, i cui singoli componenti avevano fatto militanza per molti anni, si erano scontrati con lo Stato, con la polizia, ed era una polveriera che aspettava una scintilla per esplodere. La scintilla è stata effettivamente la discesa della polizia in questo baretto di New York, lo Stonewall appunto, che era un luogo di ritrovo di gay e anche travestiti e transessuali, soprattutto travestiti a quell'epoca. E le leggi di New York proibivano di servire alcolici a un pervertito, a un malato, un po' come le nostre leggi che non permettono di dare alcolici ai bambini, no? Così i baristi americani non potevano dare da bere agli omosessuali. Questo faceva sì che ci fossero continuamente retate dalla polizia, che i bar gay fossero molto spesso controllati dalla mafia, la quale pagava mazzette alla polizia per evitare le retate. Non è chiaro cosa sia successo quella sera, perché chi la dice in un modo e chi la dice nell'altro, la mafia non aveva pagato quella sera, non è importante, perché quello fu semplicemente un pretesto, fu semplicemente la scintilla che fece esplodere la polveriera. Ci fu una retata e le persone che anziché che avrebbero dovuto allinearsi lungo le pareti tremando e supplicando di non rovinarli perché avevano moglie e figli, prima si barricarono dentro e poi barricarono dentro la polizia. La polizia chiamò rinforzi, arrivarono altre auto, ci furono delle barricate in strada e ci furono tre notti di scontri a fuoco, a partire dalla notte tra il 27 e il 28 giugno 1969. Gli americani hanno la capacità di trasformare delle date in date simbolo. Tutti noi non lo sappiamo, ma l'8 marzo, il 1 maggio, sono tutte date scelte dagli americani come date simboliche di eventi che non ci ricordiamo neanche più. La morte di un gruppo di operaie bruciate vive dentro una fabbrica
perché i padroni, per evitare che andassero a sderellare, le avevano chiuse a chiave dentro. E questa diventa l'occasione per cui nasce l'8 marzo. E con questa tradizione di popolo che non ha tradizioni e quindi se le inventa, ma è bravo a inventarsele, fa bene a inventarsele, già l'anno successivo al 28 giugno, nel 69, fu proposto di celebrare quello che era successo l'anno prima e di farne appunto la giornata dell'orgoglio omosessuale, che da quel momento è diventata una data simbolo in tutto il mondo, è stata esportata in tutto il mondo, per cui anche noi italiani, che abbiamo avuto un movimento omosessuale che è nato nel 1971 e non il 28 di giugno, celebriamo le giornate di Stonewall il 28 giugno come data simbolica. La caratterizzazione del movimento che venne fuori da questi moti, che naturalmente mandarono in fibrillazione non soltanto in New York ma tutta l'America, ripeto, non fu la sera in cui, siccome era morta Judy Garland, tutti quanti diedero fuori di testa, fu l'occasione in cui insoddisfazioni, malesseri, eccetera, che erano covati per molti anni da parte di persone che avevano gli strumenti critici, culturali, politici per mettere in discussione quella che era la situazione americana di quegli anni, fu una situazione in cui esplose tutto questo in una volta sola e si diffuse come un incendio in tutta l'America, nei campus ma non solo nei campus. Per cui devo dire che da un punto di vista di uno storico la sostituzione del movimento omofilo con il movimento gay fu rapidissima, fu una questione nel giro di 2 o 3 anni. E questo proprio perché non è una cosa che è nata da zero, è stato un passaggio di fase, è stato un momento di cambiamento. Da questi moti, da questa iniziativa nacque il Gay Liberation Front, Fronte di Liberazione Gay. La parola gay fu intenzionalmente introdotta da parte degli omosessuali, è un termine di gergo, in inglese una gay woman è una puttana. E già dagli anni 20 un gay man è un l'omino allegro, è un omosessuale. È un termine di gergo, è un termine con un significato ironico, lievemente derogatorio, ma proprio per questo fu adottato e imposto come termine di autodefinizione. Non vogliamo più essere definiti come ci chiamano gli altri, gli psichiatri, vogliamo chiamarci come ci chiamiamo noi. Tra di noi ci chiamiamo gay, quindi noi siamo il movimento di liberazione gay. Il Gay Liberation Front aveva posizioni antiimperialiste, marxiste, anticolonialiste, antiquiste, antiquilliste, durò poco. Già nel giro di un anno o due fu sostituito dalla gay activist, dalla JAA, che era più moderato, diciamo, era un po' l'arcigay nei confronti dei movimenti antagonisti oggi. E fu soprattutto la JAA a portare avanti l'idea del Gay Pride come momento di celebrazione annuale dei moti di Stonewall. La data dei moti di Stonewall fu simbolicamente importante perché segnò una liberazione da vincoli e uno scatenamento in tutta l'America. Se noi pensiamo che soltanto nel 1971 comincia la campagna per l'abrogazione dell'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali. Adesso io non mi ricordo la data esatta, se qualcuno la sa. Comunque nel giro di pochissimi anni il movimento gay riesce ad ottenere questa abrogazione. È interessante notare che oggi i sostenitori delle terapie riparative sostengono che questa abrogazione dell'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali fu dovuto al fatto che i medici e gli psichiatri si fecero terrorizzare da un branco di teppisti che intervenivano ai loro convegni per prendere una decisione che loro sapevano benissimo essere antiscientifica. Oltretutto, il fatto che sia stata fatta una votazione tra gli iscritti alle associazioni per decidere questa abrogazione, dicono i sostenitori delle terapie riparative, è ridicola, perché adesso facciamo un referendum per stabilire che la peste bubbonica non è più una malattia e la peste bubbonica cessa di essere una malattia. Ciò è ridicolo. Ebbene, la realtà, ovviamente, ogni volta che i sostenitori delle terapie riparative parlano, sappiate che la verità è l'esatto opposto di quello che dicono, perché
non solo mentono, ma mentono sistematicamente, sapendo di mentire, con l'idea che mentire per una causa superiore è moralmente giustificato. Per cui i motivi per cui fu abrogata l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali furono brutalmente scientifici. Evelyn Hooker, una psicologa americana, già dagli anni 60 aveva cominciato a fare degli studi a San Francisco, Los Angeles, prendendo dei campioni di omosessuali, che lei chiamava well adjusted, cioè persone omosessuali prive di patologie psichiatriche, e aveva creato due coorti, una di omosessuali well adjusted, uno di eterosessuali well adjusted, e poi aveva fatto dei test di personalità, un classico è Rorschach, andando dai suoi colleghi che dicevano che l'omosessualità è una patologia talmente netta che è chiaramente riconoscibile dai testi. Per esempio l'esercito americano usava questi test per escludere dall'arruolamento gli omosessuali. Quindi c'era l'idea all'interno della professione medica di una malattia talmente evidente da poter essere riconosciuta attraverso da un test proiettivo, un test della personalità. Lei fece, Evelyn Hooker sosteneva giustamente che questi risultati si erano raggiunti prendendo un campione di omosessuali che frequentavano gli psichiatri e quindi palesemente avevano dei problemi psichiatrici, altrimenti non sarebbero andati dagli psichiatri, e confrontandoli con un campione di eterosessuali preso a caso che comunque non necessariamente frequentavano gli eterosessuali. Dopodiché, facendo il confronto fra questi due campioni, indovinate cosa veniva fuori? Che gli omosessuali con problemi psichiatrici avevano dei problemi psichiatrici, e la causa di questo fatto veniva attribuita al fatto che erano omosessuali. Allora Evelyn Hooker prende questi due campioni, li porta dai più grandi esperti del Rorschach a coppie di due, prende personalità simili con ambiente sociale simile, lavoro simile, età simile, e gli chiede loro di distinguere gli omosessuali dagli eterosessuali, cosa che si rivela totalmente impossibile. La Hooker ripete diverse volte questo giochino a doppio cieco e alla fine i suoi saggi pubblicati ripetutamente a varie riprese dimostrano che non esiste nessuna differenza di adattamento psicologico fra omosessuali ed eterosessuali, entrambi non sottoposti a cura psichiatrica. Ok? Quindi quando le associazioni degli psichiatri e dei medici si mettono a discutere dell'abolizione dell'inclusione dell'omosessualità nella lista delle malattie mentali, hanno alle spalle tutta una letteratura scientifica che dice loro che nessuno studio scientifico era mai riuscito a dimostrare che la persona omosessuale avesse dei disturbi in quanto omosessuale. Tra l'altro, un dato da ridere, il primo simbolo del movimento di liberazione omosessuale fu il Lambda, che era il nome del gruppo degli omosessuali well adjusted che Evelyn Hooker aveva. Il suo campione di controllo di omosessuali era il campione Lambda. Siccome però nessuno lo sapeva, fu un simbolo che fu abbandonato abbastanza rapidamente, però in Italia per esempio abbiamo avuto una rivista che si è chiamata per l'appunto Lambda a ricordo di questi studi. Viceversa, al contrario di quello che dicono i sostenitori delle terapie riparative, l'influenza politica si è avuta nell'Organizzazione Mondiale di Sanità, che ci ha messo 10 anni di più a togliere l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali, perché in quel caso c'era una considerazione di tipo politico e non scientifico che fecero sì che fosse ritardata questa cancellazione. Non solo, i sostenitori delle terapie riparative dimenticano sempre di dire che sì, è vero, ci fu un referendum, ma questo referendum fu fatto esclusivamente perché gli oppositori della cancellazione pretesero che venisse fatto, ed era la prima volta nella storia dell'associazione che veniva fatto un referendum di questo tipo. Un'altra cosa che si dimenticano di dire è che questo referendum non fu fatto tra i partecipanti al congresso, ma fu fatto attraverso un questionario anonimo che fu inviato a tutti gli iscritti dell'associazione, pensate voi, e che veniva restituito senza firma, senza niente, semplicemente il fatto che l'avevi ricevuto implicava che facevi parte dell'associazione. Arrivavano i questionari anonimi, i questionari furono contati e con una maggioranza schiacciante, non ricordo più, credo 2/3 degli iscritti, la decisione fu mantenuta. Adesso, noi siamo una generazione che
è vissuta nella storia del movimento gay attraverso la crisi dell'AIDS, che vabbè, per chi ha qualche anno come me è più facile ricordare il significato che ha avuto questa crisi. La crisi dell'AIDS ha costituito una specie di spartiacque e ha, da un certo punto di vista, anche la fine dell'età dell'innocenza, nel senso che la primissima generazione di omosessuali militanti negli anni 70 appunto ebbe un po' l'impressione che, cadute le barriere di tipo ideologico, moralistico e anche giuridico, perché cominciò subito la battaglia contro le leggi anti-omosessuali, fosse un po' arrivata l'epoca del Bengodi. Qualcuno la visse anche in quel modo. Il grosso torto che si fa è di non guardare mai la storia nella sua complessità. Stonewall liberò la liberazione sessuale, ma liberò anche la liberazione affettiva. Se oggi noi parliamo della possibilità dei matrimoni egualitari, lo facciamo perché l'affettività omosessuale non è più un tema assurdo, tabù, come era negli anni pre-Stonewall. Addirittura c'era l'idea che fosse ridicolo parlare, cioè trovate molti scritti che dicono: questi pervertiti che osano definire amore le loro sporche libidini, io credo che oggi neanche la vecchietta della montagna nega l'idea che quello omosessuale sia un amore. Magari un amore che lei non condivide, però la parola amore la condivide. Diciamo che l'AIDS è stata una specie di campana che è suonata e ha fatto notare che comunque in qualunque costruzione esistono dei limiti, esistono delle difficoltà non previste. La crisi dell'AIDS ha anche dato una forma molto più di autoaiuto alla realtà omosessuale, perché specialmente in America, molto più che con noi, ricordiamoci che in America non esiste la mutua, non esiste la sanità pubblica, è un modello che i nostri partiti stanno cercando in tutti i modi di importare in Italia, che ha dato pessima prova di sé, perché la sanità americana è la più costosa in assoluto al mondo. La causa prima del famoso crollo dei mutui subprime furono le ipoteche che la gente faceva per curarsi, perché è la sanità più costosa del mondo e la meno efficiente del mondo. Di fronte a questa situazione lo Stato non intendeva prendersi nessuna responsabilità nei confronti di quelli che per molte realtà erano comunque semplicemente dei delinquenti alla pari dei tossicodipendenti, e lasciò fondamentalmente le persone che per prime subirono l'impatto della crisi dell'AIDS, le lasciò completamente sole. Questo costrinse la comunità omosessuale a darsi una strutturazione di autoaiuto, di lavoro comunitario, che ha lasciato comunque il segno nell'epoca successiva. Ha cambiato anche la coscienza di noi stessi, ha cambiato molte cose, però forse qui siamo già un pochino lontano rispetto agli anni di cui ci stiamo occupando. Per me come storico è stato interessante analizzare questi anni, quelli che precedono Stonewall, perché sono gli anni in cui fondamentalmente si forma quello che il mondo accademico ha definito l'omosessuale moderno, che è una finzione. Non esistono omosessuali moderni come non esistono omosessuali antichi, non esistono omosessuali arcaici. Al mondo esistono alcuni stili di vita omosessuale che tendono a essere abbastanza ripetitivi, ma che spesso coesistono. Pensiamo soltanto a come la figura del ricchione, del femminella napoletano in Italia ha convissuto a fianco con quella del gay per decenni, provocando anche delle commistioni, provocando anche delle ibridazioni piuttosto strane. Pensiamo a un personaggio come Ciro Cascina, che era contemporaneamente femminella e gay, militante gay. Questo per dire che cosa? Che quando parliamo dell'omosessuale moderno parliamo di quello che gli accademici americani hanno identificato come tale, che è apparso anche in lingua italiana, il libro di Colombo e Barbagli, Omosessuali moderni, fa proprio riferimento a questo concetto. L'omosessuale moderno è quello che viene definito in base a ciò che è e non a ciò che fa.
è la persona che ha un'identità sulla base di ciò che è e non di ciò che ha. Nella storia sono esistite tantissime strategie per impedire che una persona, o per permettere, perché possiamo considerarlo anche una specie di alleggerimento della coscienza, per permettere a una persona di agire in senso omosessuale senza identificarsi come tale. Pensiamo alla situazione classica: lo faccio solo per i soldi, lo faccio perché non ho nessuna donna, lo faccio per qualsiasi motivo. Tanto che lo vediamo oggi a Milano, succede in questo momento per i giovani di alcuni gruppi sociali italiani di prima generazione, la prostituzione rimane una specie di introduzione all'omosessualità in quanto fornisce un alibi. Non lo faccio perché lo sono, ma lo faccio perché mi servono i soldi. In realtà lo fa perché lo è, ma non ha il coraggio di ammettere a se stesso di esserlo. La novità è che per la prima volta nella storia noi abbiamo, la prima volta, forse la seconda se vogliamo metterci dentro Berlino, ma non era così accentuata la cosa. Abbiamo una generazione di giovani economicamente indipendenti, urbani, borghesi, che si identificano in quanto gruppo sociale, in quanto gruppo che ha qualcosa di comune con altri individui sulla base del proprio orientamento sessuale. Ora, dicendo questa frase sembra che io stia dicendo una cosa nuova, invece gli eterosessuali sono circa 5 milioni di anni che si considerano esattamente in questo modo, dando addirittura per scontato che tutti sono eterosessuali e solo chi si deprava diventa omosessuale. Terapie riparative, no? Tutti nasciamo eterosessuali, solo chi deraglia dall'unico cammino immaginabile diventa omosessuale. Naturalmente se lo diventa può sdiventarlo, può tornare a essere normale, e quindi terapie riparative, guarigione dell'omosessualità, tutte queste storie qua. Per gli eterosessuali è naturale costruire la propria identità sulla loro eterosessualità. Possono dire: io sono padre, io sono marito, io sono, senza nessun problema. La novità è che questa mentalità si estende a un gruppo che per definizione fino a quel momento era stato escluso da questo modo di ragionare. E questo permette la fioritura immediata, cioè un vero e proprio boom di questa cosa, nel campo della cultura, della ricerca, della politica, della visibilità, della presenza. Nasce un vero e proprio stile di vita omosessuale. Noi non dobbiamo ovviamente pensare che questa cosa sia stata possibile in Italia perché è successa in America. Anzi, per me che ho qualche annetto e che sono entrato nel movimento gay nel 76, esiste la possibilità di ricordarsi che i primi documenti, le prime teorizzazioni che arrivarono in Italia non arrivarono dall'America, arrivarono dalla Francia e dall'Inghilterra. Perché all'epoca non c'era Ryanair e in America andava Alberto Arbasino, che faceva il fico, perché lui prendeva l'aereo e andava a New York e quindi si poteva permettere di riportare le ultime novità. Ma io mi ricordo quando scrivere voleva dire scrivere posta aerea, aerogramma, aspettare 10 giorni, un mese ti arrivava la risposta. Quando andare in America voleva dire pagare $1000 dell'epoca, non di adesso. Quando un pacco di libri dovevi avere l'amico che te li andava a prendere, te li spediva, dovevano passare la dogana, era un altro mondo. E anche il commercio di libri, di riviste, era una cosa estremamente... non c'era Amazon. Uno dei grandi favori che si faceva quando si andava all'estero era comprare qualche libro a qualche amico. Esisteva quello che si chiamava il cambio librario. Voleva dire che ogni libro costava il 30% in più semplicemente perché anziché un dollaro o un euro si faceva un dollaro e 30 per un euro. Tutto questo per farvela breve, per dire che l'Italia ha ricevuto le sue idee attraverso Mario Mieli, che era stato a Parigi e Londra, attraverso Francone, che era stato a Londra, attraverso canali molto più accessibili, molto più vicini a noi. Questo per sottolineare che cosa? Che se in Italia nacque qualcosa è perché ormai in modo indigeno, autonomo, la situazione era maturata di per sé. Per cui
È vero che senza quella scintilla probabilmente chissà quanto avremmo dovuto aspettare, ma è vero anche che quel tipo di evoluzione l'abbiamo avuta perché ormai si era creato un momento favorevole a fare questo. Quando io dico ai miei amici più giovani, più scoraggiati, che pensano che noi il matrimonio egualitario non riusciremo mai ad averlo, dico invece no, perché nella storia succedono spesso questi momenti in cui cambia la mentalità di una cultura, di una civiltà, per cui il cambiamento diventa necessario. Siccome la storia non la fanno le mentalità, la fanno gli esseri umani, e magari si scontrano sul campo di battaglia come durante la guerra civile americana per poter abolire la schiavitù, però non è un caso se la schiavitù è stata abolita in tutto il mondo nel giro di 100 anni dopo essere esistita per 5.000 anni, perché era avvenuto un cambiamento sociale, un cambiamento anche tecnologico. Io ho un amico americano che mi diceva: i miei antenati erano irlandesi e sono venuti in America per costruire le ferrovie, le grandi ferrovie che univano l'est e l'ovest, perché gli americani non hanno usato gli schiavi per costruirle, perché gli schiavi costavano. Se uno schiavo si ammalava, moriva, veniva ucciso dagli indiani, bisognava pagare il padrone. Invece gli irlandesi ce n'erano quanti volevi. Se è stata abolita la schiavitù non è stato soltanto per benevolenza dei padroni, ma perché il contesto sociale, economico, culturale, ideale ha reso per tanti motivi tutti insieme impossibile sostenere la liceità. Nello stesso modo, se il matrimonio tra le persone dello stesso sesso è diventato un argomento d'attualità oggi nella società occidentale, è perché è cambiato il concetto di matrimonio. Fino a che il matrimonio è stata la gestione di un patrimonio, fino a che lo scopo del matrimonio è stato garantire la legittimità della prole, la trasmissione del patrimonio, la fabbricazione della manodopera necessaria per mandare avanti il campo di famiglia, è stato chiaro che l'omosessualità, in quanto estranea a questo tipo di logica, era la negazione del matrimonio. Ma nel momento in cui si è diffusa, a partire dall'inizio del secolo scorso, l'idea che il matrimonio è fondamentalmente il luogo degli affetti, che è il luogo in cui due persone condividono un amore, che quello che tiene in vita il matrimonio è l'amore, e questo non lo dico io, lo dicono migliaia di romanzi Harmony, lo dicono le telenovelas, lo dicono i film di Hollywood, lo dicono i parroci quando parlano dal pulpito. Nel momento in cui hai convinto una cultura, una civiltà come quella occidentale, che il matrimonio è il luogo dell'amore, di fronte al riconoscimento che ormai è penetrato nella coscienza della nostra società, che anche quello omosessuale è una relazione d'amore, come fai a negare il matrimonio? Per poterglielo negare, devi negare quello che è diventato il concetto contemporaneo del matrimonio. E questo è impossibile. Questo ieri l'Uruguay ha approvato il matrimonio gay. Il fatto che l'Italia si collochi ultimissima in questo cambiamento è dovuto a fatti locali, al fatto che abbiamo una classe politica disastrosa, il fatto che abbiamo l'unico partito socialdemocratico al mondo che ha fatto un'alleanza con i clericali. Questa cosa c'è solo in Italia, e infatti solo in Italia. In Europa non si riesce ad approvare il matrimonio egualitario, però non è un problema di se riusciremo ad approvarlo, è solo un problema di quando. La Corte Costituzionale ha detto due volte che questa legge va approvata. Se Renzi si è svegliato adesso per dire che discuterà le riunioni civili, non è perché è buono, ma perché la Corte Costituzionale ha detto chiaramente: noi ci tiriamo fuori dal compito che i militanti gay di Rete Lanford ci hanno chiesti di stabilire la liceità del matrimonio omosessuale, perché la Corte Costituzionale in Italia non vuole agire da legislatore. Mi va anche bene, ma perché questo è compito del legislatore, ma il legislatore deve rispettare questo suo compito entro breve, perché ormai il ritardo è troppo, e nei termini che riterrà opportuno, perché sono possibili diverse strade. Ma qualora non intervenisse, la Corte Costituzionale si riserva il diritto di intervenire nuovamente, come se lo riserva qualora le leggi approvate non dessero una sostanziale eguaglianza di diritti ai due tipi di coppie. Recentemente è stata un'altra risposta della Corte Costituzionale, di nuovo una cosa pilatesca, per cui non si lo conoscete il caso. Un uomo in transizione, uomo-donna, che era sposato con una donna prima della transizione,
che in base alla legge italiana sulla riassegnazione di sesso si è trovato sciolto d'ufficio il suo matrimonio. Questa persona ha fatto ricorso dicendo che lo Stato non ha nessun diritto di intervenire in quello che è un patto fra due persone liberamente fatto, chiedendo che quindi venisse dichiarata l'incostituzionalità di questa cosa. La Corte Costituzionale ha scelto di non scegliere come al solito, per cui ha dichiarato che il matrimonio rimaneva, ma non aveva effetti civili. Cioè, lo Stato non aveva diritto di sciogliere questo matrimonio, però questo matrimonio non aveva più nessun effetto civile. Quindi è veramente una soluzione pilatesca. Ma che questa situazione anomala, per cui il matrimonio è valido ma non ha effetti, era chiaramente una situazione giuridicamente insostenibile, e che quindi lo Stato aveva il dovere di intervenire urgentemente per sanare questa situazione. Quindi vedete. Non è questione di se, è solo questione di quando, e probabilmente non è neanche un quando così lontano nel futuro. Io non so quanto tempo devo parlare. Di solito la parte più interessante di queste cose sono i dibattiti, per cui magari mi fermo e se avanza tempo parlo ancora. Però due cose le voglio assolutamente sottolineare. Stonewall è stato l'inizio di una evoluzione che è diventata sempre più complessa e che ha partorito delle cose che a loro volta ne hanno partorite delle altre. Per chi magari è più giovane è più facile dimenticare questa concatenazione. Per esempio, i ragazzini più giovani pensano che la liberazione gay nasce col queer, così come abbiamo fatto noi al nostro tempo quando pensavamo che iniziasse con il gay e non con gli omofili. Anzi, il movimento omofilo per noi era la quintessenza di tutto di quello di orribile e sbagliato che esisteva in politica, perché questi qua volevano arrivare a patti con, cioè, ma voi vi rendete conto che gli omofili volevano che lo Stato concedesse il matrimonio agli omosessuali? Cioè, ma si è sentito una cosa più ridicola di questa, e adesso la stiamo chiedendo noi, no? Per cui evidentemente è giusto che ogni generazione uccida simbolicamente il padre e stabilisca che quello che ha fatto la generazione precedente non andava bene, eccetera. Però non va mai perso di vista il filo rosso. Questo filo rosso è un filo che parte dal presupposto che si può costruire una comunità omosessuale soltanto a partire da un'identità omosessuale chiara e forte, il famoso gay pride. Il gay power, sinceramente, non credo che interessi a nessuno in questa stanza, ma il gay pride sì. E non più tardi di stamattina mi è toccato di leggere su Facebook la risposta di un amico di un mio amico che aveva pubblicato la notizia di questo incontro nell'ambito del Gay Pride milanese, e questo che, ma che cosa c'è da essere orgogliosi del fatto di essere omosessuali? Molto bene. Da questo punto di vista noi non abbiamo ancora ottenuto quello che ci eravamo prefissi, perché io penso che la maggioranza della minoranza omosessuale continui a vivere la propria condizione in una situazione di vergogna, o comunque di vabbè, sì, sono un porco ma non me ne frega niente. Cioè, la liberazione per loro è questo. Cosa che mi lascia abbastanza indifferente, se fosse una cosa, mi lascerebbe indifferente se fosse una cosa che fa del male soltanto alla persona che la pensa. Ma una persona che disprezza gli omosessuali, è vero che disprezza l'omosessuale che è in se stesso, però disprezza anche gli altri. E li tratterà con una mancanza di rispetto, con una mancanza di amore che è particolarmente forte, infatti, nella comunità omosessuale. Quante storie d'amore omosessuale non sono riusciti a sopravvivere al disprezzo reciproco per il fatto che se tu vieni a letto con me, allora vuol dire che tu sei frocio, e allora se sei frocio mi fai schifo. Purtroppo questo, l'omofobia interiorizzata è un problema nella comunità omosessuale. Pensiamo di nuovo alla crisi dell'AIDS. Quante persone non riescono ad avere rispetto di se stesso, e non me ne frega niente, perché se non lo fai sei un cretino e ti meriti tutto il peggio di questo mondo, ma del proprio partner. Il fatto di non provare in un atto d'amore la volontà di proteggere te stesso e l'altro, poi in realtà non è vero che non me ne frega niente, la vita umana è preziosa, e anche una persona sconsiderata merita rispetto. Però volevo essere cattivo perché a volte mi arrabbio di fronte a queste cose.
Però è chiaro che io mi chiedo quanto di questa impossibilità di fare una cosa semplice come quella di tutelare se stesso e il proprio partner, in quello che a volte non lo è, ma a volte è un atto d'amore. E come può coesistere l'amore con la mancanza della cura della salute della persona che dici di amare? Come è concepibile una cosa del genere? Secondo me è concepibile soltanto se hai una concezione talmente bassa del valore della vita di una persona omosessuale, perché ti porti dentro delle contraddizioni, degli odi, delle cose di questo genere, che se non vai proprio in giro ad picchiare gli omosessuali, come fanno molti di quelli che vanno, sono degli omosessuali repressi, lo sappiamo, sono degli omofobi, però se non arrivi a questo, arrivi a qualcosa che sembra meno, ma forse addirittura peggio. Quindi, primo filo rosso, un'identità forte e orgogliosa. Dove orgoglio? Qua abbiamo sempre avuto un problema in italiano. In inglese pride vuol dire sia l'opposto di vergogna che orgoglio in sé, no? Orgoglio e pregiudizio. Quando l'abbiamo tradotto, abbiamo tradotto orgoglio. L'orgoglio che non è superbia. Gli eterosessuali ovviamente ogni volta lo fanno apposta. Dicono orgoglio gay per dire superbia gay. No, orgoglio nel senso di rispetto di sé. Orgoglio è l'opposto non di umiltà, ma di superbia. Ci siamo capiti. Voglio dire, non ci diciamo orgogliosi perché ci vogliamo dire superbi. Ci diciamo orgogliosi perché non ci vergogniamo più di essere quello che siamo. E di questo ne vedo ancora poco nel mondo gay. L'altro portato, l'altra eredità di questo movimento, che come tutti i movimenti ha fatto degli errori, si è corretto, è evoluto, è cambiato, ripeto, ho fatto prima l'esempio del matrimonio per fare vedere come alcuni punti forti che hanno fatto nascere il movimento gay, cioè il rifiuto dell'imburghesimento del matrimonio borghese, poi oggi siano diventate delle bandiere del movimento gay in tutto il mondo, per cui... oltre a questo fatto c'è l'idea della costruzione di una comunità. Gli americani, anche qui una volta di più, sono molto più portati a creare le Little Italy, la Little China, la Little Sodom, per cui si sono strutturati su quartieri, virgolette, ghetto, che è una parola sbagliatissima perché quella è una giudecca, non è un ghetto, è un posto in cui gli ebrei vengono rinchiusi dai cristiani. La Giudecca è un posto in cui gli ebrei vanno loro a vivere di loro spontanea volontà per stare tra di loro. Esempio, l'area di Gerusalemme in cui abitano gli ebrei ultraortodossi. O mi dite che Israele ha creato dei ghetti per gli ebrei, siete liberi di dirlo, però vi fate ridere dietro, oppure semplicemente ci sono situazioni in cui persone vogliono vivere vicine a persone come loro. Gli americani hanno questa tradizione. Proprio perché hanno questo fondo razzista che non li abbandona mai, tendono a risolvere la questione delle minoranze attraverso la costruzione di Little qualche cosa, quindi la Little Sodom. Noi in Italia non abbiamo mai seguito questo tipo di modello. E io ho un aneddoto che mi diverte molto. Una volta il Journal of Homosexuality mi mandò come referee un saggio anonimo, non so chi l'avesse scritto, che aveva fatto un'indagine sociologica sulla strutturazione dei quartieri gay a Milano, dove questo poveraccio, che non so chi fosse, si era dannato a cercare una concentrazione di locali gay a Milano senza trovarla, trovando soltanto intorno alla Porta Venezia una concentrazione di edicole che vendevano cose gay. E quindi si è lanciato in tutta una serie di ragionamenti sul fatto che la comunità italiana non era pronta, non era matura, non era stata capace di strutturarsi in modo moderno, eccetera. Io quando ho mandato la mia opinione, non so chi sia questo poverino, probabilmente mi deve ancora odiare oggi, però ho detto, guardate che scusate, vi faccio notare che il comune di Milano ha un regolamento che proibisce di aprire uno stabilimento commerciale a meno di 500 metri da uno simile, per cui non concede una licenza a due bar uno accanto all'altro. Il motivo per cui non è possibile costruire una via di bar gay come a Los Angeles è che non lasciano aprire una strada di bar, punto. Quindi il modo in cui gli italiani si sono strutturati come comunità è diverso da quello americano. Le edicole
a Porta Venezia era semplicemente l'edicola in cui vendevano Babilonia, in cui lo portavamo noi, che avevamo messo sulla guida gay di Babilonia, che chi aveva fatto questo saggio aveva usato come guida ai luoghi gay di Milano. Quindi da distribuire delle riviste a diventare la cittadella della comunità gay ce ne correva parecchio. Perché abbiamo modi di comportamento diversi, e questo non è sbagliato, questa è una cosa su cui io insisto molto. Ogni nazione, ogni comunità ha i suoi modelli che non possono essere esportati né con la forza né con le buone. Questa mania degli americani di esportare la democrazia, la libertà, l'anticolonialismo, vanno a insegnare al mondo la libertà e a ragionare con la propria testa, e questo è insopportabile. Un italiano, quando sceglie una casa, non la sceglie in base al criterio di quanto è vicina ai luoghi di Batouage, ma quanto è vicina alla metropolitana o quanto è vicina alla casa dei genitori. Abbiamo altre priorità. Questo fa sì che molto spesso, quando abbiamo ragionato sulla nostra comunità, mi rendo conto che sono andato lontano da dove siamo partiti, però secondo me è importante.